Vediamo se appena parte, noi portiamo in giro uno spettacolo adesso che appunto una delle sezioni si chiama Essi votano. È una cosa spaventosa, racchiude molti commenti a diversi articoli, articoli che veramente trattano qualunque tipo di argomento, perché la gente online tende a prendersela per tutto. Non si può scherzare su niente, non soltanto sui difetti, ma su niente. Ad esempio, vediamo questa. Qualche anno fa la casa del Grande Fratello è andata a fuoco prima dell'inizio del programma e ho scritto questa notizia, subito, di getto. Il governo stanzia 20 milioni per la ricostruzione della casa del Grande Fratello. Ora, l'articolo aveva dentro delle cose assurde completamente, ma la gente non li legge gli articoli, quindi si ferma al titolo. E qua c'era di tutto, c'era una trasmissione considerata comunque culla del trash, dell'ignoranza, in più c'era il governo, quindi raccoglieva anche tutto l'odio verso la politica, c'erano un bel po' di soldi in mezzo e quindi la gente è abbastanza impazzita. Questo è anche uscito poi su Giornalettismo, che ha ripreso questa cosa. La gente ci crede, giustamente scriveva, perché faceva ancora notizia questa cosa, perché eravamo agli inizi. Qui ad esempio c'è questo commento molto forbito di un certo Gabriel, ho censurato il cognome perché vabbè, si fa. Comunque lui dice, cosa, non riesco a crederci, è proprio il classico esempio di sto paese allo sbando e l'idea del cavolo di Berlusconi che diceva che tutti sono delle star, imprenditori, eccetera. E aggiungo, delle merde senza cervello. Giusto, gli altri, non lui. In quanto la meritocrazia non appartiene a sto paese di M. Prima l'ha detto, poi no, non si sa perché, va bene. Ma io me la prendo con gli italiani, come ho sentito spesso dire che sono pecoroni, in questo caso con i sardi e i liguri. Non lo so. Che se la prendono? In C puntato, quindi potete immaginare cos'è, e stanno zitti. Cazzi loro, lui si censura un po' sì e un po' no, non si sa perché. E di nuovo sto GF sforderà altre 15 persone incapaci di recitare, condurre e altro, e comunque ce li troveremo in mezzo alle palle. Io me ne sono andato nel 93 e sono tornato nel 2005. Va bene. Quindi sfornerà altre 15 persone che forse commenteranno così i nostri articoli. Questo era un altro. Operazione riuscita, il paese dei creduloni è morto. Non ci credo, la stessa cifra stanziata per l'alluvione in Sardegna, vergogna, del tutto casuale, ho messo una cifra a caso, mi faceva ridere 20 milioni, a quanto pare era la stessa cifra stanziata. Poi andiamo avanti, ed anche per questa casa si darà la precedenza agli extracomunitari. Questa, non lo so, è meraviglioso, meraviglioso questo. Vediamo Marco, ah ma sì certo, dopo i soldi dell'assicurazione pure questo, non ci bastano i soldi che si sono frecati in una decina di anni, il governo dà sti soldi? Perché c'è anche questa cosa che non è che scrivono proprio benissimo, se la prendono tutti con gli extracomunitari, non parlano italiano, non sanno la nostra lingua, ma tendenzialmente poi commentano in questo modo. Ma io l'ho detto che lo fanno apposta, la crisi sì, ma di sto cazzo, mondo manovrato di merda, ma dove vogliono arrivare? Non lo so dove vogliono arrivare. Oh, questo invece è una cosa molto, molto misurata. Vorrei mettere una bomba atomica su questa casa. Poi voglio vedere i 20 milioni con gente che stanno morendo di fame e si suicidano per disperazione. Ci abbiamo pensato anche noi di suicidarsi, però questo è in assoluto il mio preferito. Ecco, i soldi per il teatro Bagaglino invece non li hanno. I problemi del paese reale, il Bagaglino, assolutamente. Vediamo la prossima è una delle più assurde e soprattutto è uno degli argomenti su cui davvero non si può scherzare mai, e sono gli animali. È uscita questa notizia ed era Labrador si opera 13 volte per assomigliare al commissario Rex. Che avevo scritto perché avevo visto di uno che si stava operando per assomigliare a Ken, che credo sia morto forse, no non lo so, potrebbe essere morto. Non sono suo biografo purtroppo, quindi no, non lo so. E anche qui sono impazziti. Qua ne ho messi un po', ma non sono tutti ovviamente. Angelo ad esempio dice, ma se il proprietario aveva delle fisime, perché non si operava lui da mettergli un po' di letame nella testa per colmare il vuoto che c'è? Giustamente. Vabbè, qua gli facevano notare poi che comunque stavamo scherzando e Michele aggiungeva, ecco, io prenderei il veterinario che ha operato, lo ammazzerei di botte, cercherei un chirurgo per il padrone che ne faccia nani, ma che vergogna, Cristo. E sotto Edda dice che cazzate raccontate, forse aveva il dubbio che qualcosa fosse,
che non fosse vero. Però vabbè, è incredibile, perché poi ci hanno chiesto anche l'indirizzo di questo veterinario in privato, perché c'era gente che voleva andare a prenderlo a casa. E Adrian chiede, ma voi mi state prendendo per il culo? E giustamente uno dice, no, è tutto vero, Lercio è famoso per questo. Non le vedi le cicatrici dell'operazione. Perché a volte fanno anche abbastanza ridere alcuni commenti. Oh, aspetta, questo è un vero problema, non so che faccina mettere. Faccina triste, faccina perplessa, non lo sa. Oh, Alberto, questo è notevole. Ma che cazzo, ma è fuori di testa, ma sa quanto rischia? I cani non dovrebbero avvicinarsi al mondo della chirurgia plastica estrema. Ma poi mi chiedo, quel pazzo di un chirurgo che l'ha operato non ha un minimo di etica? Giustamente, c'era anche gente, purtroppo qui non ce l'ho, che sosteneva che la colpa fosse del cane, come se avesse scelto lui, no? Dal padrone, dire mi fai operare. Però c'è anche una piccola speranza, perché poi c'è uno dei commenti forse migliori che ho ricevuto e ne vado veramente fiero e vorrei incontrarlo, quello che l'ha scritto, perché al termine di 2 giorni di discussione infinita è arrivato Ignazio, che ha commentato, tranquilli, io il mio gatto l'ho fatto così. Ed è molto bella come cosa. Vediamo, poi chiudiamo direi a questo punto con l'ultimo, che è questo: macchinista fa arrivare il treno in orario e viene denunciato per apologia del fascismo. Ora, anche questo è abbastanza credibile come cosa. Carlo, e questo ha fatto ridere devo dire, avrei messo Faccetta Nera come boarding music, che comunque per Trenitalia sarebbe stato meno imbarazzante della storia delle caramelle gialle per la festa della donna, forse sarebbe stata una cosa più dignitosa. Vediamo poi Luca, come ripeto, il mondo va al rovescio, più si fanno le cose bene e più si viene penalizzati, in Italia. Comunque complimenti al macchinista, da prendere come esempio. Non si sa se per il fascismo o perché è arrivato in orario, non è dato a sapere. Eh sì, perché quando una cosa funziona correttamente è fascista. Bisogna aggiornare i testi a partire da quelli scolastici che usano per studiare le pecore dormienti. Qua c'è Lucio Antonio, sembra il nome di un re romano. Robe da matti, ci impongono ad essere il quarto mondo. 3 volte capre, razziosti omofobi, senza arte né parte, zozze figure striscenti, prive di buonsenso ed oggettività. E io su questo messaggio meraviglioso vi lascio.